trascorse due settimane dall'inferno rappresentato dal tornado che si è abbattuto nella zona nord di Civitavecchia. Due settimane nel corso delle quali i privati cittadini e le aziende che operano soprattutto a Pantano, vero e proprio epicentro, hanno cercato di ridare un minimo di decoro alle aree e alle strutture devastate dal fenomeno atmosferico. Proprio nei giorni scorsi, Palazzo del Pincio aveva tracciato un bilancio di quanto avvenuto nella mattinata dell'8 settembre, certificando che Civitavecchia Servizi Pubblici aveva smaltito nei primi giorni di attività presso le aree colpite dalla tromba d'aria oltre 7 tonnellate di detriti e macerie. L'area comunque, grazie anche all'intervento dei mezzi inviati dalla città metropolitana di Roma, che hanno rimosso i tronchi degli alberi divelti ancora su parte della sede stradale, sta tornando ad avere un'immagine di quasi normalità. Privati ed aziende continuano poi a contabilizzare i danni subiti, nell'attesa che dalla Regione Lazio arrivi finalmente la notizia della dichiarazione di stato di calamità naturale. Il comune aveva inviato la richiesta già il giorno successivo al tornado. Adesso si aspetta solo che la giunta regionale adotti il sospirato provvedimento, che garantirebbe il risarcimento dei notevolissimi danni subiti. Eccoci tornati alla sede delle Serre Albane. È ancora visibile la devastazione compiuta dalla tromba marina. In questo settore forse è quello più colpito? Sì, questo è uno dei settori più colpiti, soprattutto perché all'interno c'erano le piante, ci sono le piante. E quindi oltre al danno materiale c'è il danno proprio delle piante e quindi danno economico immediato. Tutte piante che erano state ordinate dai nostri clienti e che adesso dovremmo andare a ricoltivare. Il danno c'è stato su tutte le colture ovviamente, poi su alcune colture il danno è maggiore, su altre diciamo riusciamo a coprire più facilmente. In questo momento praticamente il primo pensiero va a poterci isolare diciamo dalla parte danneggiata e poter continuare a coltivare sulla parte che non è danneggiata. E la problematica più grande che abbiamo trovato in questi primi giorni diciamo in cui abbiamo messo mano al problema è reperire i materiali, perché i nostri fornitori hanno dei tempi in questo momento abbastanza lunghi e quindi c'è la problematica del tempo. L'estensione dell'azienda è di circa 20 ettari coperta, poi ci sono i terreni circostanti e la parte diciamo danneggiata stiamo intorno a un quarto diciamo dell'intera superficie. Nei terreni limitrofi praticamente c'era un impianto fotovoltaico che anche quello è stato completamente distrutto e stanno anche loro iniziando il recupero dei rottami per tutto quanto all'aria. Il numero dei dipendenti prima dell'evento atmosferico era intorno ai 150 dipendenti. Ora diciamo vediamo un attimo, parte di questi dipendenti li stiamo utilizzando per la pulizia, che non è nemmeno semplice, dei vari detriti e dei vari vetri che stanno a terra, il recupero di alcune piante e la messa in sicurezza di tutta la struttura. Il Dipartimento di Protezione Civile ha attivato il gruppo comunale di protezione civile per l'emergenza Marche. Il gruppo farà parte della colonna mobile nazionale VAB Italia. Da Civitavecchia all'alba di domani partiranno 4 volontari con un modulo AIB Scudo con destinazione per il centro operativo comunale di Senigallia. Il sindaco Ernesto Tedesco rivolge i suoi auguri al gruppo che sta partendo e si dichiara certo che porterà un bagaglio di umanità e professionalità laddove se ne sente il bisogno. Il primo cittadino rivolge poi il ringraziamento della città al coordinatore Valentino Arillo, ai volontari in partenza e a tutto il gruppo di protezione civile. Ultime battute della campagna elettorale in vista della consultazione in programma domenica prossima. Diverse le novità di questa tornata elettorale, dove c'è tanta curiosità per vedere in particolare quella che sarà l'affluenza alle urne e per il voto dei diciottenni, i quali per la prima volta potranno scegliere anche i rappresentanti del Senato. Curiosità anche per vedere come si articolerà il voto a Civitavecchia. Ultime 48 ore della campagna elettorale più sottotono dal dopo
dopoguerra a oggi. Dalla mezzanotte di domani scatterà il cosiddetto silenzio elettorale e dalle 7 alle 23 di domenica i seggi resteranno aperti per consentire ai cittadini di espletare il proprio diritto di voto. L'attesa, almeno quella, è tanta, anche per alcuni aspetti che hanno poco a che fare con il discorso riguardante la scelta di questa o quella coalizione o di questo o quel partito. Sarà la più bassa della storia repubblicana, considerando il voto per la prima volta nel mese di settembre e la progressiva disaffezione manifestata dal corpo elettorale nel corso dell'ultimo decennio? Quale percentuale di italiani si esprimerà per scegliere il nuovo Parlamento e di conseguenza il nuovo governo? E ancora, come si manifesterà il voto dei giovani? Fino alle ultime elezioni politiche le differenze tra il voto della Camera e quello del Senato erano spesso sostanziali. Per il primo ramo del Parlamento potevano votare tutti i maggiorenni, mentre per il secondo si potevano esprimere soltanto i cittadini che avessero compiuto i 25 anni. Adesso, con l'entrata in vigore della nuova legge costituzionale che ha modificato l'articolo 58 della Carta, possono esprimere il voto tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni di età. Per certi versi, quindi, i risultati di Camera e Senato dovrebbero sostanzialmente allinearsi. Ma sarà proprio così? E poi c'è la curiosità a livello strettamente locale. Il voto del 25 settembre, in quanto differirà da quello del 4 marzo 2018? In quella circostanza, per quanto riguarda Civitavecchia, a risultare il primo partito fu il Movimento 5 Stelle, che raccolse il 32,4% dei consensi. Al secondo posto si piazzò il Partito Democratico, che ottenne il 18,28%, seguito dalla Lega col 16,28%, da Forza Italia col 15,4% e da Fratelli d'Italia con il 6,29%. Quante possibilità ci sono che quelle percentuali siano confermate? Pochissime, stando alla maggioranza degli analisti, anche se alcuni di loro non escludono sorprese, proprio in funzione di quella che potrà essere la percentuale dei votanti. Staremo a vedere. Ho protocollato la richiesta per la realizzazione di circa 20 nuovi posti per moto e scooter in largo Plebiscito. Con la nuova rotatoria e il necessario allargamento del marciapiede fronte McDonald's, erano venuti meno diversi stalli di sosta utili per i cittadini e soprattutto, in questo momento storico, per i riders. Così il consigliere della lista tedesco Alessandro D'Amico, che spiega che si tratta di un intervento che aiuta i cittadini ed anche gli stessi riders a trovare un posteggio. Aiutiamo anche questi lavoratori per quanto possibile, riprende D'Amico, con piccole e grandi attenzioni. Un ringraziamento in particolare all'amico Luca Taricone per avermi aiutato e segnalato l'esigenza della categoria. Finalmente abbiamo consegnato 3 assegnazioni di alloggi ai primi 3 nuclei familiari in graduatoria. Ora l'iter passa ad ATER per la consegna delle case. Senza voler enfatizzare questo momento, sono felice di aver aiutato 3 famiglie che da tempo aspettavano di avere una risposta alle loro necessità. Così l'assessore ai servizi sociali, Cinzia Napoli, che esprime la sua soddisfazione. Spero che presto anche altre persone potranno essere chiamate, afferma Napoli. Ringrazio il dirigente Marrani e tutti gli operatori dei servizi sociali per il grande lavoro svolto. Dopo i fuochi d'artificio di carattere giudiziario delle scorse settimane, una coltre di silenzio sembra essere nuovamente piombata sul cantiere ex Privilege alla Mattonara. Ma nell'attesa dei nuovi pronunciamenti da parte dei diversi tribunali che si stanno interessando alla vicenda, qualcosa sembra si stia comunque muovendo e continuano ad emergere altri particolari. Una sorta di surplus, la tecnica che utilizzano i ciclisti che si sfidano in pista nelle gare di velocità per sorprendere l'avversario e lanciarsi nello sprint verso il traguardo. È la situazione che viene in mente pensando alla vicenda ex Privilege. Dopo i fuochi d'artificio di carattere giudiziario dei mesi scorsi, con la richiesta di sospensiva avanzata dalla Royalton nei confronti della revoca della concessione, bocciata prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato, e dopo il provvedimento del Tribunale di Lucca favorevole alla società maltese, che ha portato al sequestro conservativo dello scafo P430, sulla vicenda è piombata una densa coltre di silenzio. Ma l'estate non è trascorsa inutilmente. Al di là dei contenziosi tra la Royalton e la Marine Goddess, proprietaria della mega imbarcazione da completare e del lavoro dei diversi uffici legali che seguono le varie controversie, tutti impegnati ad affilare le armi in vista dei prossimi gradi di giudizio, sotto sotto, in silenzio e riservatamente, il futuro del cantiere è stato al centro di contatti a livello istituzionale e non.
Ad oggi però il futuro dell'area ex Mattonara è tutto da scrivere. L'ipotesi di vederla ospitare un cantiere navale per la costruzione di yacht più o meno grandi non è comunque assolutamente tramontata. Anzi, proprio un anno fa, stando a quanto racconta William Gassen, il CEO di Royalton, la proposta era stata nuovamente rilanciata, ma respinta da Molo Vespucci. Il 1 settembre 2021, sostiene, avevo presentato all'autorità portuale una proposta per l'ulteriore sviluppo del cantiere. Si prevedeva di costruire yacht di 50-70 metri alimentati a idrogeno e di realizzare anche i componenti di propulsione specializzati per il sistema di yacht a idrogeno. Queste strutture sarebbero state ospitate nella parte sinistra del cantiere. Avevamo dei leader industriali disposti a collaborare alla gestione di queste strutture ed erano anche previsti un laboratorio di ricerca e una scuola tecnica e professionale per formare la forza lavoro locale da specializzare in queste nuove competenze e in mestieri ad alta domanda e altrettanto alta remunerazione. Purtroppo però l'authority era solo interessata a che venisse portato avanti il lavoro iniziato sullo scafo P430 e i nostri progetti sono stati respinti. Tranquilli dunque, il serial non è finito, la saga continua. Grande lutto nel mondo della cultura civitavecchiese, infatti è venuto a mancare Antonio Maffei, presidente dell'Associazione Archeologica Centuncelle. Maffei era uno dei più grandi storici cittadini, grande conoscitore del nostro territorio, sul quale ha scritto tantissimi libri, tra i quali uno degli ultimi, La città e il porto di Centuncelle, Civitavecchia. Inoltre, in diverse occasioni ha partecipato alle splendide trasmissioni Album con l'amico Silvio Serangeli. È stato anche un impiegato del comune di Civitavecchia, in particolare occupato nell'archivio storico della città, aperto al pubblico nel 1999. Tutto sotto controllo, non viene da scrivere e da dire altrimenti sul fronte Covid, andando ad osservare l'ultimo report diffuso ieri pomeriggio dall'assessorato regionale alla sanità. 7 giorni fa, nei 28 comuni che compongono l'azienda sanitaria locale Roma 4, il numero delle persone positive era pari a 641. Ieri il numero era salito, ma di sole 30 unità, arrivando a quota 671. Un incremento assolutamente trascurabile, anche perché figlio di singole realtà e non del complesso del territorio. Infatti a Civitavecchia, tanto per fare un esempio, si continua a scendere. Nell'arco di 7 giorni si è infatti passati da 133 a 118 positivi. Diversa invece la situazione di Cerveteri, che è passata in una settimana da 92 a 109 contagiati. Stabile il quadro di Ladispoli, dove si rilevano 83 soggetti affetti dal virus contro gli 87 di una settimana fa. Insomma, il temuto incremento dei contagi, che doveva essere diretta conseguenza della ripresa delle attività e soprattutto del ritorno a scuola, al momento non c'è stato e speriamo che continui così. Taglio del nastro questa mattina per l'inaugurazione della seconda farmacia comunale di Santa Marinella, un importante presidio sanitario che sorge in via Etruria e che andrà a servire i quartieri residenziali più a nord della cittadina. Sarà assicurato un fondamentale servizio agli utenti residenti e anche ai numerosi villeggianti. Presenti alla cerimonia il sindaco Pietro Tidei, l'assessore ai servizi sociali Pierluigi D'Emilio, quello alle attività produttive Emanuele Minghella, l'assessora alla pubblica istruzione Stefania Nardani, oltre ad altri consiglieri e rappresentanti della pubblica amministrazione cittadina, che a vario titolo hanno lavorato al raggiungimento di un risultato molto importante per tutta Santa Marinella e la sua popolazione. Guardiamo alcune immagini della presentazione di questa mattina. Diciamo che abbiamo oggi tagliato un traguardo che ha visto però l'inizio di un percorso molto duro e complesso, perché ringraziamo per questo la Regione, la ASL, che hanno consentito, voglio dire, dopo tanti, diciamo, tante difficoltà, primo dal reperimento dei locali, e ringraziamo il proprietario De Francesco che ce l'ha messi a disposizione, ovviamente pagando l'affitto, ma in modo particolare io devo ringraziare il nostro, diciamo, direttore D'Avenia, Luciano D'Avenia, che è quello che ha sofferto, possiamo dire, più di tutti, e il nostro direttore Donaldini, che ha contribuito in maniera rilevante, diciamo così, all'apertura. Ovviamente un ringraziamento va all'assessore Pierluigi D'Emilio, che ha seguito e coordinato i lavori,
E credo che un po' un ringraziamento va a tutti, alla struttura. Noi abbiamo dovuto soffrire per qualche anno l'accusa che ci dicevano che stavamo svendendo i gioielli di famiglia. Il gioiello di famiglia era la farmacia. Non solo non abbiamo svenduto il gioiello di famiglia, ma abbiamo comprato, cioè abbiamo aperto un'altra farmacia, a dimostrazione che molto spesso le accuse così tendono a delegittimare l'amministrazione comunale, ma poi in effetti si scontrano con una realtà che è quella invece del progresso, di dare servizi alla città e in modo particolare a questo quartiere che ne era sprovvisto. Questo è un quartiere interessante, che è un quartiere grande, un quartiere lungo, è un quartiere molte volte poco abitato durante l'inverno, però diciamo che è un quartiere che avrà bisogno di questo servizio. E quindi noi, pur tra mille difficoltà, perché vedete, noi siamo ancora, anche se siamo usciti da 2 anni dal dissesto finanziario per quanto ci riguarda, formalmente siamo ancora sotto dissesto fino a che la OSL non chiude il passivo che avevano con i creditori prima del 2017. E quindi, avendo i limiti e le difficoltà, nonostante questo siamo riusciti a mantenere un impegno che avevamo assunto con i cittadini e oggi finalmente apriamo questa nuova farmacia. Vedete, molti altri traguardi stiamo tagliando in questi giorni, le due scuole, adesso tra qualche giorno ne vorremo inizio i lavori della nuova piscina, tante altre cose che non stiamo qui a raccontare. Quello che vorremmo che la gente capisse è che noi ci siamo rimboccate le maniche quando abbiamo trovato una situazione difficile, senza stare a fare polemiche con nessuno, è una situazione obiettivamente difficile. Questa situazione oggi in effetti si è un po' più facilitata dal grande sforzo dell'amministrazione, dagli aiuti che abbiamo avuto anche dallo Stato, dai ministeri, quindi ai finanziamenti che sono arrivati, che ci hanno concesso di operare su vari settori, ma in modo particolare posso dire anche da una vision, cioè da una visione, perché noi la visione nostra è quella di fare di Santa Marinella 2025-2026 quello che sarà la capitale del turismo laziale. Noi vogliamo puntare sul turismo perché noi abbiamo tutte le caratteristiche per diventare una grande città turistica, però per diventare una grande città turistica non abbiamo bisogno soltanto del sole che c'è, del mare che c'è, dello yoyo che c'è, abbiamo bisogno soprattutto di diventare una città che offre servizi. Sicuramente è stata un'estate positiva per commercio e turismo, o meglio, per alcuni settori si sono recuperati 2 anni di completo blocco di consumi in rosso, che hanno visto sparire decine di migliaia di imprese commerciali e turistiche. Ora si prospetta una situazione ancora più preoccupante. Ad affermarlo è Tullio Nunzi dell'associazione Meno Poltrone Più Panchine. Basta guardare i dati dello sportello usura di Confcommercio di Roma e Provincia, spiega Nunzi, 1800 imprese sono a rischio fallimento nelle mani degli usurai. Le richieste di aiuto sono raddoppiate del 100% e si tratta di piccole aziende che oltre al caro energia hanno problemi su affitti ed aumento delle materie prime. Secondo Nunzi, anche a Civitavecchia bisogna accendere un faro su questo problema. Bisogna aumentare i centri di ascolto in una situazione che rischia di farsi incandescente. Si svolgerà domani mattina lo sciopero per il clima organizzato da Fridays for Future. La crisi climatica, affermano dall'associazione, va trattata come una crisi, è qui e ora, come ci hanno dimostrato il caldo estremo e la siccità di questa estate e la violenta tromba d'aria che ha colpito la nostra città. Da Fridays for Future parlano poi di TVN che dicono tornerà a bruciare carbone a pieno regime e concludono facendo un appello per la mobilitazione a tutta la cittadinanza. Dai comitati, agli studenti, ai docenti, ai sindacati, ai lavoratori precari e non, ai disoccupati. L'appuntamento per chi vorrà partecipare è per le 9:30 al parcheggio del Tribunale. Nel weekend che vedrà protagonista Sport in Piazza ci sarà un importante evento anche nella giornata di domenica, organizzato dalla Civitaremo. A Piazza della Vita 20 canottieri cercheranno di abbattere il record sui 100 km in remo ergometro. L'obiettivo è di infrangere il primato di un equipaggio inglese che ha fermato il cronometro sulle 4 ore e 49 minuti. Tanta l'attesa in città e non solo, anche perché nell'equipaggio ci sono canottieri provenienti da tutta Italia. La Civitaremo ha organizzato una serie di eventi collaterali per tutta la giornata, anche alla presenza di importanti personaggi dello sport locale, che intratterranno il pubblico parlando delle loro esperienze. Ascoltiamo l'intervista.
Raffaella Bartocci, mancano mai pochi giorni all'evento importante di canottaggio su remo ergometro, questo record da abbattere, quello dei 100 km, come sta andando la preparazione? Ah, la preparazione sta andando benissimo, i ragazzi sono molto carichi, stanno facendo allenamenti mirati, questa diciamo è l'ultima settimana, quella dei ritocchi, noi la chiamiamo la settimana della precisione, dove al millesimo del secondo si va a ovviamente a costruire quello che sarà poi l'evento di domenica 25 settembre. Diamo conto di quelli che sono gli appuntamenti previsti, perché sono molti per tutta quanta la giornata di domenica. Dove ci vediamo, a che ora, tutte le specifiche. Allora, ci vediamo alla Marina, piazza degli eventi. L'organizzazione ha previsto anche altri tipi di eventi durante la manifestazione del famoso record. Diciamo che tutto inizierà intorno alle 11 della mattina, dove noi cominceremo ad allestire i nostri gazebi, dove ci sarà intrattenimento musicale, dove ci sarà soprattutto intrattenimento per i più piccoli, perché noi abbiamo pensato un po' a tutte quelle persone che poi ci verranno a vedere. Lo start dei ragazzi avverrà alle 13:30, per più o meno 5 ore. Speriamo il meno possibile, perché sarebbe record. Speriamo il meno possibile. Vediamo, interverranno anche personaggi importanti dello sport, ci sarà animazione fino all'atteso momento propizio dove speriamo ci possa essere esultanza. Sì, allora diciamo che gli eventi collaterali al record saranno proprio dedicati a tutti i cittadini che verranno a vedere i ragazzi, che verranno a tifare per questi ragazzi, che ricordo sono 20 tra ragazzi e ragazze di tutta Italia. Gli eventi collaterali saranno animazione per i bambini, ma ci sarà un'interessante intervista a tutti i ragazzi che si sono contraddistinti, ognuno nella propria disciplina sportiva. Quindi soprattutto si parlerà di sport, si parlerà di cultura, si parlerà di nutrizione, perché comunque ci saranno anche degli addetti che parleranno appunto di come è cambiato anche un po' tutto intorno allo sport. Quindi appuntamento domenica 25 settembre alle ore 11 per tutta la giornata. Non arriva una buona notizia per la NC Civitavecchia in ottica di pescaggio. La Florenzia, che nei giorni scorsi aveva paventato l'ipotesi di non iscriversi alla Serie A2, ha annunciato attraverso il dirigente Andrea Nesti sul sito specializzato WPD World di aver iniziato la preparazione atletica con la squadra e di proseguire, seppur temporaneamente tra mille difficoltà, l'attività sportiva. Le motivazioni delle problematiche sono legate soprattutto al caro bollette, quindi anche la Florenzia, a meno di nuovi clamorosi scenari, sarà al via del campionato cadetto e così scendono a 4 i club di cui ancora non si hanno notizie per la nuova stagione. La NC ovviamente resta ancora alla finestra in attesa di capire cosa succederà. A breve ci saranno novità importanti per quanto riguarda il futuro del settore pallanuoto della COSER. Lo scorso 26 luglio era arrivato l'annuncio da parte della società del presidente Antonio Parisi riguardo la partecipazione del club al campionato di Serie A2. Da quel giorno però non era più giunta nessuna novità, né sul nome del nuovo allenatore, in conseguenza alle dimissioni di Daniele Lisi, né sul gruppo che avrebbe costituito la squadra. Qualcosa ora sembra muoversi. A breve ci saranno novità, afferma il presidente della COSER Sport, Cesare Muzzi, credo nel giro di qualche giorno. Stiamo lavorando molto e stiamo facendo tutto il possibile, in ogni modo possibile, per chiudere questa questione. L'estate 2022 rimarrà a lungo nei ricordi di Silvia Nasso, la portacolori della Tirreno Atletica, ha conquistato il suo ennesimo podio grazie al secondo posto nella 10 km del mare di Tarquinia, fermando il cronometro sul 38:52. Protagonisti altri due atleti biancazzurri, Vittorio Casalino ha conquistato l'ottavo posto assoluto e il primo di categoria con il suo tempo di 36:43, mentre Edoardo Nasti, che ha chiuso in 42:27, si è posizionato terzo nella sua categoria.
Ed ora passiamo ad una segnalazione che ci arriva da Campo dell'Oro. Un nostro telespettatore ci ha contattato per evidenziare un problema che si registra nella zona della scuola tra via Guastatori del Genio e via Toscana. Sulla tratta è presente un tombino che traballa e fa un gran rumore quando viene toccato dai mezzi in transito, soprattutto quando procedono a velocità spedita. Ho paura che ci possano essere presto conseguenze negative, afferma il cittadino. Spero che le istituzioni mi diano ascolto. È una situazione che va valutata. Come di consueto, giriamo la segnalazione agli organi competenti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it.